Buongiorno a tutti dal mio amico Pace, siamo qui a registrare questo video del secondo episodio del campionato di Serie A simulato sul mio PC. Ora vi passo subito alla terza giornata. Eccoci qua per la terza giornata di Serie A del campionato simulato. Come vedete qua, vedete tutti i risultati e un po' la classifica di questo episodio. Andiamo avanti. Mi fermo un po' la velocità. Cominciamo con Parma Milan. Il Milan gioca in trasferta contro il Parma. Prossimo attacco di Parma, attenzione. 1-1 per il Milan. La partita finisce sull'1-1. Il Milan non sta andando molto bene. La metà classifica, 2 punti a 70 in Milan. Vediamo il Bologna contro il Genoa. Genoa sta andando alla grande in questa partita. Finisce sul 2-0. Il Genoa si porta in genere Europa. Vediamo la prossima, Atalanta Cagliari. Finisce sullo 0-0 la partita tra Atalanta e Cagliari. Ora Sampdoria Inter è una partita che si gioca alla prima posizione. Finisce in parità. Sampdoria però si è presa del campionato. Vediamo Napoli-Brescia, 1-0 per il Napoli, 1-1 il pareggio, gol del Brescia, 2-1, attenzione, finisce su 2-1 il Brescia, fa la sorpresa, Sassuolo-Juventus, Juventus sta cominciando malino il campionato. Il Sassuolo pure bene, vince pure contro la Juventus. Il Sassuolo, attenzione, guardiamo però la classifica, perché la Juventus è a metà classifica pure. Vediamo Torino Spal, sta vincendo la Spal, vediamo, e finisce sull'1-0 per lo Spal, che si porta a terza posizione la Spal. Vediamo Fiorentina Udinese. Finisce sul 0-0 Fiorentino Udinese, vediamo Lecce che c'è Lecce Roma. Lecce subito in vantaggio, pareggio della Roma, vediamo inizio secondo tempo, finisce 1-1 tra Lecce e Roma. Andiamo a Roma con Lazio Verona. Lazio Verona a 2, 3-2 per il Verona, prende la Lazio Roma e il Verona si porta in testa alla prima posizione. Vediamo nella prossima giornata, vediamo sfidarsi Parma Udinese. Udinese su primo taglio 2-2, attenzione, 3-2 Parma, il Parma che va a vincere 3-2. Il Parma vuole salvarsi. Vediamo Napoli-Bologna. Bologna passa in vantaggio. Napoli non sta andando alla grande. Però, ok, 2-1. Finisce 2-1. Poi il Bologna. Bologna
Vediamo dove si trova il Bologna, si trova metà classifica in zona di retrocessione. Vediamo Spal-Cagliari. Spal-Cagliari è una partita che si lotta, Cagliari la salvezza e la Spal le prime posizioni. Vince Cagliari, attenzione, 4-1. 4-1 Cagliari si porta sopra a pari punti con l'Inter e c'è Fiorentina-Inter, c'è Fiorentina-Inter. Scusate, mi era caduto il microfono e la Fiorentina ribalta l'Inter, attenzione, 2-2 finisce, grandissima Fiorentina che in 2 minuti ribalta l'Inter. 4 Brescia Sassuolo, Brescia Sassuolo che ho detto una partita equilibrata. Andiamo 1-0 per Brescia e finisce 1-0 per il Brescia. Brescia che si porta a quota 6 punti, a meno 3 dalla prima posizione e vediamo uno scontro molto importante tra Verona e Juventus. 1-1 pareggio della Juventus, 2-1 Verona, 3-1, 3-2 e finisce 3-2 per il Verona. La Juventus clamorosamente sta andando malissimo, malissimo. Vediamo pure Milan sta andando bene. Torniamo l'ex Milan. Prossimo attacco Milan. E finisce qua la vittoria del Milan. Il Milan fa la sua prima vittoria e si porta 5 punti e supera la Juventus. Il Milan forse sta rispondendo. Vediamo tra Atalanta e Sampdoria. Atalanta 1-1. Poi la Sampdoria, vediamo. E finisce 2-1. No, 3-1, 3-2, finisce 3-2, tra Atalanta e Sampdoria. L'Atalanta si porta su. Vediamo Roma-Lazio. Andiamo verso la fine partita tra Roma-Lazio, il derby di Roma. La Roma passa in vantaggio. 2-0 Roma e il derby di Roma se lo porta mi sa la Roma, sì. 2-0 per la Roma. Genova Torino, il primo derby è andato, con Torino passa in vantaggio contro il Genova fuori casa e pareggio del Genova a 40esimo e finisce così 1-1. L'episodio finisce qui per oggi, secondo episodio. Il prossimo episodio sarà, oggi è martedì, sarà giovedì prossimo, il prossimo episodio. Qui è il momento dei saluti, quindi vi invito a mettere un like, condividere e commentare a questo video. E soprattutto iscrivetevi al mio canale. Milan il Capaccio qua su YouTube, a 100 mi piace organizzerò un video speciale per ringraziarvi e festeggiare insieme a voi il mio primo traguardo dei 100 iscritti, che mancano 6 iscritti mancano. Poi vi invito a iscrivervi su le pagine social il Milanista Pazzo su Facebook e Instagram e su TikTok il Milanista Pazzo Official. Là ho raggiunto i 100 iscritti qualche giorno fa e ho fatto un TikTok di ringraziamento. Né bene né male, forte Italia in questo momento, io resto a casa e speriamo che finisca presto questo momento di quarantena. Ci vediamo in un prossimo video.